Ciao amici, benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare di un aspetto che magari non avete considerato, ma che sicuramente vi può essere di aiuto, anche perché è di aiuto a chiunque questo consiglio. Anche dopo 25 anni di lavoro accade ancora questa cosa qua. Cosa? Che praticamente vedrai sempre qualche difetto nel tuo lavoro, qualche piccolo dettaglio. Più vai avanti a cercare di migliorare, di crescere, e più affinerai la capacità di notare dei dettagli, dei particolari, dei contrasti, delle combinazioni di colori, delle composizioni. Affinerai un senso estetico in grado di capire che magari una cosa l'avresti fatta diversamente una volta finito il lavoro, diciamo. Ma sono cose che noti solo tu, o magari un addetto ai lavori. Un addetto ai lavori che pratica magari il tuo stesso stile e ha la capacità di vedere questi dettagli, che sono a volte infinitesimali, dettagli praticamente minimi. Quindi, più si va avanti, vedrai sempre un qualcosina da migliorare, perché la natura dell'uomo è questa. Produce cose, crea cose, ma non è perfetto. Non ci amo la perfezione. L'idea di perfezione è un qualcosa al quale ci si spinge, c'è un anelito verso la perfezione, c'è uno slancio verso la perfezione, verso il bello. A volte lo si raggiunge, gli si va vicino, ma c'è sempre un qualcosa che può essere, che noi vediamo, possa essere fatto diversamente. Anche perché parliamo di creare un qualcosa di bello, una forma artistica, su un supporto vivo. Quindi abbastanza, a volte è abbastanza magari che vediate il soggetto una volta finito in una determinata posizione che magari vi possa venire in mente che fatto in una posizione leggermente diversa o spostandolo di qualche centi di qualche di qualcosina sarebbe stato meglio. Ma ripeto, c'è una fase di preparazione, di studio del soggetto. C'è una fase di esecuzione. Il risultato finale lo vedete poi una volta finito. E una volta finito, una volta che siete dietro a fare il lavoro, cogliete quelle difficoltà e quelle che fanno parte anche che sono il bello di questo lavoro, è la sua bellezza, perché se fosse tutto semplice, tutto coso, chiunque farebbe tatuaggi e non ci sarebbe problema. Ma il bello è proprio in questo, nel cercare di fare un qualcosa di bello, esteticamente bello, che spinge e mira alla perfezione su un supporto che appunto è vivo e soggetto a movimento, perché poi quando si muove cambia anche si muove, si deforma, è soggetto a deformazione. Questo si dice che non si arriva mai, non si arriva mai a un punto di soddisfazione completa. E uno arriva, è transitoria questa soddisfazione completa. Potete raggiungerla,
Questa soddisfazione di dire ok, sono arrivato a un punto che mi ero prefissato. Ma una volta lì troverete ancora qualcosa che non vi soddisferà. Vorrete andare oltre. Vorrete andare oltre, ma avete comunque il limite della pelle. La pelle è un grosso limite, perché è viva. Perché molti artisti hanno cercato di superare la soglia, questa soglia. Ma poi i tatuaggi fatti di una qualità eccelsa spesso e volentieri non reggono la prova del tempo, perché dopo un tot di anni, tot informazioni, tante informazioni all'interno del tatuaggio che lo rendono appunto particolare e all'occhio qualcosa di strepitoso, poi tendono a impastarsi. Quindi secondo me, quando si arriva a un certo punto, si testa questa cosa, si torna all'essenziale, si torna al tradizionale, si torna alle forme semplici, quelle più impattanti, le forme più essenziali, che è l'origine del tatuaggio, era proprio questa. Negli ultimi anni si è voluto stupire, si è voluto andare sul realismo più iperrealistico, ma seppur sono stati raggiunti livelli veramente validi, veramente validi, non si riesce a superare quello scalino della durata nel tempo, perché le foto appena fatte sono veramente eclatanti, qualcosa da mettersi le mani nei capelli. Ma bisogna vedere questi tatuaggi nel tempo come reggono, e specialmente su pelli non proprio bianchissime. Diciamo che sono appannaggio di pelli veramente nordiche, bianche come il latte. Forse quelle pelli lì sicuramente reggono delle lavorazioni molto dettagliate, molto accurate, con dettagli anche minimi, proprio piccoli, piccoli dettagli, toni di colore particolari, toni di colore pastellati, che su pelli mediterranee vanno in niente, ve lo posso dire per esperienza. Una pelle che non è bianca come il latte, certi toni di colore al primo colpo di sole tendono a sbiadirsi. E quindi il risultato finale non sarà più quello appena fatto, ma sarà un risultato molto diverso. Certamente la crescita che è stata fatta negli ultimi anni è qualcosa di pazzesco, il livello è salito in modo veramente valido. Veramente valido, oggi si possono fare dei tatuaggi, vediamo artisti che fanno tatuaggi veramente ben fatti, ma la prova del tempo è sempre la chiave finale, cioè bisogna vedere appunto come reagiscono nel tempo con l'invecchiamento. E a mio giudizio il compromesso migliore si ha su quegli stili che usano delle linee un po' più marcate, dei colori un po' più intensi, colori più primari, colori più forti, appunto magari i rossi, piuttosto che i colori smorzati, pastellati, le campiture solide, piuttosto che le sfumature, le velature. Le velature su pelle, ragazzi, non hanno una durata nel tempo così forte. Ecco, queste cose da tenere in considerazione. Non essere mai soddisfatti di ciò che si fa, probabilmente è il motore per andare sempre a cercare qualcosa di più, per andare a cercare sempre di migliorarsi. Quindi è una cosa positiva per un artista. Molti artisti però se la vivono male, molte persone se la vivono male per il fatto che è frustrante. È frustrante perché l'appagamento che hai quando sei soddisfatto di ciò che hai fatto ti mette tranquillo, no? Altrimenti sei sempre in uno stato di tensione.
Quindi ripeto, questa cosa è normale. È normale ed è. Il mio consiglio è cercare di migliorarsi, ma da dare un occhio anche all'invecchiamento nel tempo. Per non cercare di superare a tutti i costi quella soglia che ci va a penalizzare poi nel tempo. Se dovete lavorare ad uno stile, lavorate ad uno stile che sia abbastanza solido. Questo è il mio consiglio. È anche surrealistico, che giustamente non ha linee solide, ma lavorare sui contrasti, avere dei soggetti, prediligere dei soggetti che abbiano una buona percentuale di nero, cioè contrastati bene, no macchie scure, logicamente no macchie scure, ma saper mettere luci e contrasti e neri nel punto giusto. Quello gli dà una certa solidità. Quello può dare una certa solidità al lavoro e una tenuta nel tempo. Altrimenti c'è un lavori che tendenzialmente diventano piatti nel tempo. Del resto siamo in evoluzione. Cioè, questo mondo del tatuaggio ha subito uno slancio grazie ai social, grazie a Instagram, grazie a queste piattaforme dove si condivide e si vede lavori di ogni parte del mondo, ha fatto crescere il livello in modo veramente esponenziale. L'unica pecca, appunto, è che tanti lavori sono fatti giusti per la foto, giusto per la foto, sono veramente belli, appena fatti, ma posso garantirvi, perché ne ho visti, stesso anche dei miei lavori. A volte mi è capitato di lavori che ho cercato quel qualcosa in più, e specialmente nel realismo non reggono la prova del tempo. Se si cercano certi effetti su certe pelli non reggono proprio la prova del tempo, si appiattiscono. Quindi ripeto, valutate molto questa condizione, perché un tatuaggio è un qualcosa che deve durare, è un qualcosa che dura per la vita, e appunto la solidità è qualcosa che gli garantisce la durata nel tempo. Linee solide, non troppo fini, e campiture, se a colori, ben sature, saturazioni ben fatte. Ah, oltre che un certo studio dell'accostamento di colori. Questa cosa è veramente la chiave di volta per proiettare il tatuaggio nel futuro. Altrimenti assisteremo a dei tatuaggi che non reggeranno la prova del tempo. Ma è normale, cioè. È normale, perché si è chiesto troppo, si chiede troppo a quello che non può fare. È il supporto stesso, che il limite è il supporto. Perché su carta puoi fare quello che vuoi, sul tela puoi fare quello che vuoi, fino a un certo punto puoi fare quello che vuoi, ma su pelle che è viva e sottoposta ad invecchiamento, hai dei limiti. E i limiti che una foto appena fatta non tatuaggio appena fatto non evidenzia. Si vedrà poi. Quindi valutate come strutturate per esempio, a me piacciono molto chi ha saputo nel realistico dare quel contrasto su pelle
tipo quando lo vedete nello scultoreo, quando fanno quelle sculture dove sono veramente accentuate molto le luci e saturate molto bene i neri. Quelli hanno una buona tenuta nel tempo, quelli sono validi. Il traditional va sempre bene, l'orientale va sempre bene. Sono tatuaggi che reggono il tempo. Anche il neo-traditional è buono. Nuovi stili ce ne sono di validi, il tribale o nuovi stili ce ne sono di belli. Contrasti forti, saturazioni ben fatte. Però, specie nel realistico, bisogna stare molto attenti a non andare a fare cose che dopo invecchiano, non reggono. È questo che il tatuatore è sempre alla ricerca e non trova, spesso e volentieri, al lavoro finito, non ha la soddisfazione. C'è qualcosa che quando lo guarda dice: cacchio, devo. Lì potevo fare qualcosa così, lì potevo mettere questo, ma quel cosolini. Certamente questa cosa la andiamo a ridurre, questo problema lo andiamo a ridurre, non totalmente, perché poi ci sono le difficoltà tecniche dell'esecuzione, ma lo andiamo a ridurre facendo una buona progettazione, prendendo le misure bene del corpo. Cioè, vedendo prima come può stare. Oggi ci aiutano tanto anche gli iPad, con i programmi tipo Procreate, progettare sulla foto e vedere con precisione come sarà il risultato finale. O per non avere sorprese, perché poi basta mettere il soggetto un po' più piccolo o un po' troppo grande per avere un effetto diverso. Quindi il dimensionamento anche è molto importante. È il flusso di lavoro che fa il flusso di lavoro che fa vi porta a arrivare a un punto di soddisfazione. Quello può arrivare grazie al flusso di lavoro corretto. Cosa che insegno nei miei seminari. Però, ripeto, poi qualche piccola insoddisfazione al lavoro finito, qualche piccola cosa ce l'avrete sempre, perché vuoi perché ci sono delle difficoltà proprio nel farlo il lavoro. E anche se progetti, poi quando vai a posizionare basta poco per avere una diversità dal progetto iniziale. Cioè, ogni passaggio porta una leggera alterazione al lavoro progettato, la differenza dal progettato al finito c'è sempre qualche differenza. Proprio perché è manuale. È normale. Bene, spero di avervi dato degli spunti di riflessione, dei punti di vista interessanti su cui riflettere, su cui lavorare. Vi do un caro saluto. E vi lascio al prossimo video. A presto. Ciao.